lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti ad una nuova puntata di Review in diretta qui sul vostro canale Parole di Vita. Voi conoscete già che quando ci troviamo al tavolo delle interviste è una puntata speciale. Oggi sono molto felice di presentarvi i nostri amici che ci sono venuti a trovare qui ai nostri studi, perché vi parleremo, come abbiamo già accennato, di un'intervista, di una iniziativa. Scusatemi, sarà un'intervista che presenterà proprio un'iniziativa straordinaria che supporterà una grande sensibilizzazione che avremo proprio nella nostra Italia. Sono felice per questo di presentarvi i fratelli Paul e Matt di RHP. Benvenuti e grazie per essere venuti ai nostri studi. Sono veramente molto felice di presentarvi ai nostri amici di Review, i quali vogliono subito sapere di questa grande iniziativa che sta appunto per avvenire, per essere qui in Italia nel prossimo anno, nel 2023. Bene, innanzitutto partirei subito, molto immediatamente, anche conosciamo già tutti quanti Paul Schaeffer e ti ringraziamo e approfitteremo di te non solo per l'apporto che ci darai di spiegazione di questa grande iniziativa, ma anche come interprete a Matt, che è il leader della iniziativa. Intanto vorrei chiedere a Matt, dandogli il benvenuto, chi è e di cosa si occupa. So he greets you and he asks you, what exactly are you doing? Yeah, my name is Matt Pascal and I am representing Refugee Highway Partnership in Europe. Mio nome è Matt Pascal e rappresenta la Refugee Highway Partnership in Europa. Yeah, I live in Budapest, Hungary. Vivo in Budapest, in Ungheria. Been there almost 9 years. Ed sono stato lì già da circa 9 anni. And before that, I was in West Africa for 7 years. E prima ero in l'Africa occidentale per 7 anni. Wow. Wow, gloria a Dio. Quindi, di che cosa si occupa la RHP? E di what RHP, what exactly does it do? What is its purpose? Yeah. Refugee Highway Partnership was started actually 20 years ago, over 20 years ago. Quindi RHP fu iniziato circa 20 anni fa. It actually happened during the Bosnian War. Che è iniziato durante la guerra in Bosnia. As many refugees were fleeing from the Balkan areas, they were coming into parts of Europe and churches did not know how to help these people who were coming to their doorstep. Perché molti, fuggendo dalla guerra in Bosnia, come rifugiati, sono arrivati in Europa e la Chiesa, le chiese di denominazione in Europa, non sapevano cosa fare per riceverli e come predicare loro. So today, Refugee Highway Partnership consists of over 1,000 people, members who are part of this ministry. Quindi attualmente in Europa, RHP ha circa 1,000 persone collaboratori con i vari progetti. They come from 26 countries in Europe. Che provengono di 26 nazioni in Europa. Many different nationalities. Da molti diverse nazionalità. And representing over 300 ministries. E rappresentano più di 300 ministeri. Wow. So, when I moved to Budapest, it was in the beginning of the Syrian refugee crisis. E quando mi sono trasferito in Budapest, era all'inizio della crisi in Siria, la guerra in Siria. And as you know, over 500,000 people just in 1 year went through the city of Budapest. So it was a big
challenge for Europe. E come tu saprai, Michele, più di mezzo milione di persone nel primo anno della crisi in Siria hanno transitato attraverso Budapest. But in the last 10 years we've had the Afghan refugee crisis, Iran, Africa, there's crises everywhere, and now Ukraine. E quindi in questi ultimi 10 anni abbiamo avuto in seguito la crisi in Afghanistan, in Iran, in Africa e ora quella dell'Ucraina. So this network is unique in that it's trying to connect churches and leaders to effectively engage with refugees that are here in Europe and asylum seekers. Quindi questa rete di collaboratori è unica perché cerca di collegare pastori e chiese insieme con opere varie, insieme con i rifugiati, insieme con tutto quello che si deve e si può fare. E come raggiunge questo obiettivo? Quali sono le attività? So what are the activities? How do you arrive at the goals you've set? The goals for the conference or the goals for... No, for the overall activity. Yeah, so we are planning, every year we have an annual conference, which we call a round table. Quindi ogni anno facciamo una conferenza che noi chiamiamo una tavola rotonda. So last year we were in Athens, Greece. E l'anno scorso ci siamo trovati ad Atene, in Grecia. And other years we've been in Germany, we've been in Netherlands, we rotate our conference. Altri anni siamo stati in Germania o in Olanda, quindi ogni anno scegliamo una nazione dove andare per fare la conferenza. But this is the first time in Naples. Questa sarà la prima volta a Napoli. Ah, proprio a Napoli. Perché avete scelto Napoli? Questa è una curiosità. And why did you choose Naples? Well, we were invited by the churches and leaders. Prima di tutto siamo stati invitati di diverse chiese e di pastori o leaders della chiesa in zona di Napoli. And also the leader of Open Doors. Ed anche il responsabile area per porte aperte qui in Campania. Giuseppe Cantello. Sì, Giuseppe Cantello. And, was also working with an Egyptian leader about how can we help train and equip the churches of Napoli to reach the many, many refugees that are in our city. E stavamo già lavorando con un fratello egiziano residente in Italia con la richiesta, ma come possiamo fare per aiutare la chiesa a Napoli e in tutta la campagna per prendere cura dei rifugiati, riceverli e tutto ciò che di cui hanno bisogno. Come aiutare la chiesa ad essere preparato per questo? So about a year ago, September of 2021, we brought a team of leaders, maybe 7 leaders from Egypt, from Tunisia, from Palestine, from Syria. They're all Christian believers. E quindi circa un anno fa, in settembre dell'anno scorso, abbiamo portato dei leaders non italiani dall'estero in Italia, a Napoli, per fare questo primo passo, quindi dall'Egitto, dalla Palestina, dalla Siria e anche dall'Africa. And it was really great because we got to do some training in 4 different churches in Naples area. E abbiamo fatto dei tempi di formazione in 4 diverse chiese qui a Napoli. And men and women came from the churches. Uomini e donne, quindi fratelli e sorelle, sono venuti a partecipare alla formazione. And every evening, in the late afternoon, after work, we did ministry in the city. E poi ogni sera, tardi pomeriggio e in prima serata, siamo scesi in Napoli città verso la stazione ad andare a raggiungere i rifugiati. So it was a great team to see people from the outside Italy work with those who live here to really reach a group of people that really in some ways are very intimidating. People are many people are afraid. I don't know what to say or I don't know how to communicate. Quindi è stata una bellissima esperienza questo gruppo di fratelli e sorelle provenienti dall'estero insieme con nostri fratelli e sorelle qui di Napoli hanno lavorato insieme a raggiungere questi rifugiati che a volta incutono un certo livello di timore perché non si sa come parlare con loro, come possono reagire, quindi c'è un certo distacco, no? And so that kind of vision planted the seed that the leaders Giuseppe and others said, why not have this conference for all of Europe here in this city? Could you consider us as a city
to host the next conference. E quindi alla conclusione di quella visita e di quell'esperienza, Giuseppe ed altri hanno chiesto: ma perché non si cerca di fare una cosa simile, ma per tutta la Chiesa in Italia, proprio qui a Napoli, tra un anno? Quindi lì fu l'invito. Gloria a Dio, alleluia. Noi abbiamo anche trasmesso una diretta in quei tempi, nei tempi in cui ci sono proprio stati questi fratelli, proprio Giuseppe ci diede la possibilità di presentare ai nostri amici a casa questi carissimi servi del Signore con una storia straordinaria. Alcune di loro le abbiamo anche raccontate. Una domanda vorrei chiedere a Matt prima di concludere il nostro spazio iniziale. Siamo abituati a vedere e a classificare i rifugiati e gli immigrati come tutti musulmani, ma nella realtà la vostra esperienza sta mettendo in enfasi che non c'è soltanto il popolo musulmano da raggiungere, ma con i rifugiati arrivano molte volte anche tanti nostri fratelli. So the question is, you know, who are these people? We usually think about them as being primarily Muslims, but your experience around Europe shows that it's not only Muslim people coming from Muslim nations, but other nations. Explain us a little bit about that. Yeah, so our special focus this next year, and the date is February 27 to March 3rd, in Castellammare, we'll have this conference. Quindi la conferenza faremo per mettere a fuoco proprio queste situazioni a Castellammare dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. The focus will be on African migration. E quindi tutta l'attenzione metteremo sull'immigrazione provenienti dall'Africa. Mm. And many of those coming from Africa are actually brothers and sisters in Christ. E molti di quelli che arrivano dall'Africa sono già dei credenti, fratelli e sorelle in Cristo. Those coming from North Africa are mostly Muslim. E quelli che vengono piuttosto dalle nazioni del Nord Africa sono giustamente musulmani. But we would like to invite and involve those coming from Christian background to actually help us know how do we reach those from Muslim background. E quindi noi vogliamo chiedere ai nostri fratelli israeliani provenienti dall'Africa aiutarci a raggiungere gli altri dall'Africa. Alleluia. Che sono di fede musulmana. Alleluia. And what we're seeing in many countries of Europe is that actually those coming from a Muslim background are really coming to Christ in huge numbers. E quello che noi stiamo vedendo a livello europeo è proprio quelli che provengono di nazioni di fede islamica, comunque sia, sono molto pronti e tanti stanno venendo alla fede in Gesù Cristo ora nel cristianesimo. So just to give you an idea, last year's conference we had over 400 people. Per dare un'idea, l'anno scorso nella conferenza abbiamo avuto più di 400 partecipanti. Oh, but 120 were from Muslim background. Ma 120 di loro provenivano di nazioni islamiche, ma erano già arrivati alla fede in Gesù. So we want to really encourage the Italian church, realize these people, many people are searching for peace with God. Per questo motivo vogliamo incoraggiare la Chiesa italiana che molti di quelli che arrivano sulle nostre sponde, sulle nostre rive di mare, comunque sia, stanno cercando e sono pronti anche a cercare la fede in Gesù. Alleluia, gloria a Dio. È una chiamata alle armi, possiamo dire, all'azione. Dobbiamo raggiungerli e consapevoli adesso con questa bellissima possibilità siamo anche, perché noi, equipaggiati, possiamo avere tante conoscenze intorno a questo grande tema, questa grande possibilità di evangelizzare appunto gli immigrati e i rifugiati. Sono veramente molto felice. Ma prima di concludere il nostro tempo vorrei chiedere a Paul di fare un piccolo appello alla nostra Italia. Tu sei conosciuto, il tuo lavoro straordinario in Cristo la risposta, sono oramai siete straordinari, lavorate in così duro in tutte le parti d'Italia con questa tenda a strisce che oramai tutti conosciamo, è diventata oramai una tenda bianca, ma sappiamo tantissimo il tuo impegno e vederti qui oggi anche come dire partner di questa iniziativa mi riempie il cuore, anche perché significa che dietro c'è qualcosa di veramente molto potente sotto al profilo evangelistico. Vorrei lasciarti un piccolo spazio per invitare i nostri amici e pastori che ti conoscono in tutta Italia e che ci stanno seguendo.
Quindi grazie Michele per questa opportunità. A chi ci sta seguendo, che avrà occasione di seguire queste presentazioni, credo fermamente che è l'opportunità che il Signore ci sta dando. E chiedo ai pastori e chiedo anche agli altri credenti, soprattutto quelli che in qualche modo hanno avuto a che fare con i rifugiati, i migranti, ed anche le donne della tratta, quindi donne provenienti da diverse parti del mondo, in modo particolare dall'Africa, che li troviamo per le nostre strade, voi mi intendete, ma ci sono tra noi dei credenti che veramente hanno a cuore e stanno cercando di raggiungerle, di aiutarle. Tutti voi veniamo insieme a Castellammare, ci incontriamo, tempo di formazioni, tempo di approfondimenti, ma creare rete, creare una rete di collaborazioni a livello regionale, nazionale, mettendo a disposizione le nostre capacità, competenze che abbiamo, ma mettendo anche le strutture, mettendo un po' di energia. Certamente non chiedo di abbandonare l'evangelizzazione d'Italia e non chiedo di abbandonare altri progetti all'estero. Insieme con quello dobbiamo trovare ora un extra carico di energia del Signore per fare quello, perché arrivano da noi. Lo so che non sono stati invitati, ma arrivano e arriveranno. Non c'è modo di fermare questo flusso, perché sono delle condizioni da dove loro provengono che li costringono a scappare e arrivano da noi. Abbiamo un'opportunità meravigliosa. Molti di loro provengono di nazioni dove noi ci troviamo in grandi difficoltà di raggiungere loro nella loro nazione con l'Evangelo. Arrivano qui ed è la nostra opportunità. Insieme con l'Evangelo dobbiamo dargli da mangiare, un'accoglienza, vestiti, lavarsi, documenti, tante cose, lo so, non è semplice, ma in mezzo a tutta questa cura amorevole vogliamo presentare l'Evangelo di persone che veramente credono che Gesù può cambiare la loro situazione. Alleluia, gloria al nome del Signore. Grazie Paul, grazie Matte per questo tempo di introduzione. Sono veramente felice, quindi diamo appuntamento ai nostri amici per dal 27 febbraio al 3 marzo del 2023 c'è questa conferenza a Castellammare di Stabia, quindi vi diamo subito i nostri contatti in modo che, chiedo alla regia di mettere il nostro numero, potete scriverci in modo che qualsiasi domanda noi vi mettiamo, come facciamo sempre, da ponte con l'opera e possiamo insieme partecipare a questa straordinaria opportunità per la Chiesa italiana. Io intanto saluto voi e faccio raggiungere immediatamente altri due ospiti che saremo intervallati da un video che ci presenterà proprio Giuseppe. Vi voglio ringraziare, Dio vi benedica grandemente e ci vediamo a febbraio sicuramente, sì. Quindi avremo l'opportunità di stare insieme a Castellammare, ma daremo anche altre notizie più avanti in modo che molti altri possono aggregarsi a questa possibilità. Grazie di cuore, Dio vi benedica. Grazie Michele, grazie per questa opportunità e grazie che per chi ci segue. Amen, gloria a Dio, grazie. A voi il video di presentazione dell'evento. Cari fratelli e sorelle in Cristo, è un tempo cruciale quello che stiamo vivendo. È un tempo che 20 anni fa forse non avremmo mai immaginato. È tempo adesso di alzarsi, svegliarsi e raggiungere ormai queste ondate di rifugiati che ci stanno raggiungendo. Siamo stati felici di vedere alcune organizzazioni, alcune chiese operare in loro favore, ma sono ancora troppo poche. C'è bisogno di cambiare passo. L'intera Chiesa italiana deve cambiare passo per raggiungere i rifugiati che stanno arrivando. Mi chiamo Giuseppe. Lavoro con Porte Aperte da più di 25 anni e ho avuto anche l'incarico, il privilegio di organizzare la prossima conferenza di RHP a Napoli nel 2023. La conferenza RHP mette insieme le forze, l'esperienza di diversi ministeri e organizzazioni che lavorano per i rifugiati in tutta Europa e anche in Medio Oriente. Quindi è una opportunità grandiosa per l'Italia, enorme per anche la città di Napoli e l'Italia stessa, di poter apprendere da questi fratelli nozioni, motivazione,
e anche amore per i rifugiati. E poi se mancano risorse, troverai da qualche parte qualcuno che ti saprà aiutare. Quindi è importante partecipare se vuoi allargare i tuoi confini per raggiungere per tutto. Se hai avuto il desiderio di fare qualcosa e non sai da dove cominciare, la partecipazione alla conferenza ti darà risorse, strumenti, motivazione, l'esperienza e potenti testimonianze che motiveranno la tua vita. Se già stai facendo qualcosa, aggiungerai nuovi strumenti, nuovi armamenti all'opera che stai compiendo per il nostro Re. Ti aspettiamo, Dio ti benedica. Benissimo questo video, abbiamo visto quanto si sta preparando per la nostra Italia, siamo molto felici di presentarvi questo meraviglioso evento. Bene, continuiamo con gli ospiti del team, seduti al nostro tavolo, vi presento e do il benvenuto a Carmen e Whitney. Benvenute e grazie anche a voi di essere venute e di parlarci appunto di questa grande iniziativa. Grazie a te per l'invito. Saluto Carmen che già conosciamo, sì, nelle sue mille attività insieme a Mario. Dio ti benedica grandemente. Grazie. Oggi non solo sarai la testimonia di noi credenti a questa iniziativa, ma anche l'interprete per Whitney. Sì. Diamo il benvenuto a Whitney per questa, in questo spazio dedicato proprio alla presentazione di RHP. Sono felice perché prima abbiamo ascoltato di Matt e siamo molto contenti e non vediamo l'ora che arrivi questo tempo di febbraio per stare insieme a voi ed imparare. Ma a questo punto vorrei chiedere molto brevemente di presentarci, Whitney, chi sei e qual è il tuo principale ruolo all'interno di RHP. Yes, we are from Matt and we can wait to meet you at the conference next year, but we would like to get to know you, so please, if you can introduce yourself and what's your role in RHP. Yes, first of all, thank you so much for inviting us in today. Prima di tutto, grazie per averci invitato oggi. It is a great pleasure and it has been such a wonderful time here in Naples for me. Un grande piacere ed è stato un tempo bellissimo anche per me qui a Napoli. And it's not just about the pasta. The people have been wonderful. Non soltanto per la pasta, ma anche perché le persone sono davvero meravigliose. So my role in the RHP is that I'm a part of the leadership team and in charge of all communications. Il mio ruolo in RHP è che faccio parte del team di leader, ma mi occupo anche della comunicazione. And I live in Vienna, Austria. E vivo a Vienna, in Austria. Oh. And also have a special heart, place in my heart for children and women. Oh. Il Signore ha messo nel mio cuore soprattutto un peso per i bambini e per le donne. Gloria al nome del Signore. Ma perché bisogna partecipare a questa conferenza? Yes. Qual è il motivo principale per cui bisogna farne parte? Ecco. Yes, what's the main reason why we should be part of this conference, why we should come to this conference? Yeah, so this conference with the focus on refugees is a really unique opportunity. Perché il focus è sui rifugiati e questa è un'opportunità unica. Refugees can often be a really political issue. Spesso la questione dei rifugiati viene vista dal punto di vista politico. But first and foremost, refugees are made in the image of God. Però noi consideriamo che i rifugiati dobbiamo guardarli soprattutto dal punto di vista che sono fatti a immagine di Dio. Oh, and in my work we like to say that refugees are more than people in need. E nel mio lavoro io dico che le persone sono che i rifugiati sono molto più che semplici persone nel bisogno. And we can see throughout Europe how refugees are changing Europe for the better. E noi possiamo vedere come Dio attraverso i rifugiati può anche cambiare l'Europa in bene. We often hear stories of how they are causing damage or it's a struggle. Spesso purtroppo sentiamo storie di come possono creare dei danni oppure delle difficoltà. But we know in God's kingdom, He loves to use broken things for His glory. Ma noi sappiamo che nel regno di Dio Lui ama usare le cose rotte per portare la sua gloria. And so this conference is a wonderful opportunity to learn and be encouraged. Perciò questa conferenza può essere una incredibile opportunità per imparare, per essere incoraggiati. And to be in the room with people who share God's heart for the refugee. E anche per trovarsi nella stessa stanza con persone che possono condividere il cuore di Dio per i rifugiati. And I think especially at this really critical moment in history, it's important for the church to stand up in love.
E penso che questo sia un momento davvero critico nella storia per cui la Chiesa deve ergersi con amore. And hear God's heart for the refugee and for us, his children. E sentire, ascoltare il cuore di Dio sia per i rifugiati e anche per noi. Alleluia. Una domanda molto, molto specifica, a questo punto viene spontanea, ma come bisogna pregare per i rifugiati? Qual è il modo preciso agli occhi di Dio per avere un cuore sensibile verso di loro? Yes, more specific question. Would you suggest to pray for the refugees in order that we can connect to God's heart and pray for them? Yeah. Yeah, so I think how we pray for the refugees is a really great question. Io penso che sia una grande importante domanda su come pregare per i rifugiati. And first of all, we need to recognize that Jesus himself was a refugee. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che Gesù stesso è stato un rifugiato. Amen. We're familiar with the story of when he was a small boy, he had to flee to Egypt with his parents. Tutti conosciamo la storia di quando da bambino lui si è smarrito mentre stavano scappando dall'Egitto. And we can also see in the Bible that Adam and Eve were refugees when they were kicked out of the Garden of Eden. Vediamo come anche addirittura Adamo ed Eva nella Bibbia sono stati dei rifugiati quando sono stati mandati via dal giardino dell'Eden. And the Israelites fleeing Egypt. E anche il popolo di Israele è fuggito dall'Egitto. To the early church being scattered because of persecution. E anche la chiesa è stata scattered because of persecution. Sì, è stata sparsa a causa della persecuzione. So when we enter into prayer for refugees, we are entering into God's heart. Perciò quando noi entriamo nella preghiera per i rifugiati, noi ci stiamo avvicinando, approcciando al cuore di Dio. So I personally love to connect with the God who was a refugee. Perciò mi piace connettermi in modo personale a quel Dio che ama i rifugiati. And the God who sees and hears and cares. Quel Dio che vede, che sente, che ha cuore. And what I hear and hear so often is that refugees feel invisible. Quando sento spesso che i rifugiati si sentono invisibili. They feel forgotten. Si sentono dimenticati. And while we may not be able to reach each refugee personally, the Holy Spirit can. Anche se io non posso raggiungere personalmente ciascun rifugiato, lo Spirito Santo può farlo. Amen. Yeah. And so pray for that mother who is not sure how her child can eat tomorrow. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you. 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. To pray for the mother who is not sure how her child will be able to get food tomorrow. Yeah, okay, quindi io prego per quella madre che non è sicura di poter provvedere il cibo al suo bambino per il giorno dopo. Because they're just like us. Perché proprio come noi, quella donna. And that God would meet them and see them and protect them. E che Dio possa incontrare, proteggere e provvedere a questa persona. Alleluia. Abbiamo visto, hai citato una madre con il proprio bambino. Sappiamo anche, Whitney, della tua sensibilità verso le donne e verso i bambini. Ci vuoi raccontare qualche storia proprio che riguarda quest'area, i bambini e le donne? You mentioned the mom with the child, and we understand your sensibility toward women and children. So can you tell some story about your interest, your concern for women and children? Yeah, so we know that God cares about the vulnerable. Noi sappiamo che Dio si preoccupa di quelli che sono vulnerabili. And I think we can all agree that some of our most vulnerable brothers and sisters are women and children. Penso che tutti quanti noi possiamo renderci conto che i più vulnerabili sono proprio i nostri fratelli, sorelle, le mamme e i bambini. But we also see that women are some of the strongest. Ma noi vediamo che le donne sono anche le fra i più forti. And when I was recently in Africa, quando sono stata di recente in Africa, in the country of Malawi, in Malawi, I was able to meet with mothers.
E ho potuto incontrare delle mamme. And children in a school. E anche i bambini a scuola. And heard over and over and over again how important mothers were to the community. E ho ascoltato continuamente quanto fosse importante il lavoro delle madri all'interno della comunità. And fathers are also critically important. Ovviamente i padri hanno un ruolo importantissimo. But I think that when we give support and care to the mothers, the family is healthier. Ma io penso che quando riusciamo a dare sostegno e aiuto alle madri, le famiglie sono più sane. And how a child is raised in a healthy and warm home changes their future. E quando un bambino viene allevato in una famiglia che è sana, che è forte, questo cambierà il suo futuro. Amen. So I have seen how God has worked in the middle of a terrible situation to strengthen mothers in order for them to serve their families. Yes, perciò ho visto come Dio ha lavorato in mezzo alle situazioni più critiche per dare forza, fortificare queste madri per riuscire a far fronte a quelle situazioni. Alleluia. E torniamo alla nostra conferenza di febbraio. chi dovrebbe venire? Chi dovrebbe partecipare a questa conferenza? Who should come to the conference in Naples? Yeah, so anyone who has this tingle on their heart. Sì, chiunque sente un po' il cuore stuzzicato, solleticato da questa cosa. That we may call the Holy Spirit. Perché è lo Spirito Santo. Amen. And I think if the Holy Spirit is directing your attention to refugees. Perciò se lo Spirito Santo sta dirigendo il tuo cuore verso i rifugiati. That even if you have never talked to a refugee. Anche se non hai mai parlato a un rifugiato. You're not quite sure how. E non sei neanche sicuro di come riuscire a parlare, approcciare un rifugiato. That you are more than welcome to come and learn and be encouraged. Bene, allora ti incoraggiamo a venire, sei benvenuto per imparare, per apprendere come fare. And perhaps you have been working, feeling very like the only one that cares about refugees. E forse ti senti come se sei l'unico che sta lavorando, che vorrebbe lavorare in mezzo ai rifugiati. You should also come and be amongst brothers and sisters who have the same heart. Alleluia. Dovresti venire anche in questo Alleluia. Caso in modo da poterti connettere con altri fratelli e sorelle che hanno questo Alleluia. Peso. Alleluia. È veramente molto importante fare rete in questo grande lavoro che accomuna tanti credenti. Abbiamo già detto prima anche con Matt la necessità di raggiungere tanti credenti, forse che sono tra quei immigrati, tra quei rifugiati che vedi in TV, dai quali prendi le distanze per chissà quale motivo, interiore, chissà quali sono le leve che ci bloccano a volte di avvicinarli, ma nella realtà abbiamo tutti una grande chiamata verso i rifugiati, verso coloro che, possiamo anche dirlo con franchezza, rappresentano forse la parte più povera della nostra nazione e che hanno proprio bisogno del nostro intervento, nostro inteso come Chiesa. Vorrei molto brevemente, stiamo parlando di rifugiati, anche di immigrati, vogliamo mettere un attimo enfasi su chi sono in realtà i rifugiati, che potrebbero stare ascoltandoci delle persone che non hanno ancora capito chi sono i rifugiati, Carmen. Quindi vorrei chiedere a Whitney se ci può spiegare un attimo, quando parliamo di rifugiati e di immigrati, a chi facciamo riferimento. Yes, may you clarify to those who are watching us who a refugee is, because maybe we don't have a clear idea of what refugee means. Yeah, so a refugee is, it's someone who has had to flee their home. È qualcuno che è dovuto fuggire dalla sua casa. It was a decision that they did not make easily. Una decisione che non è stata presa in modo semplice. And it was someone because of violence or hunger or insecurity. Per diversi motivi, può essere per violenza oppure per motivi di indigenza oppure per motivi proprio di pericolo per la propria incolumità. That had to make the unthinkable decision, e ha dovuto prendere questa decisione impensabile, to leave everything they know, di lasciare tutto quello che è noto, many times their families, tante volte anche la propria famiglia, their careers, le loro carriere, lavori, their community, la loro comunità, in order to create a life, per potersi creare una vita. And refugees are people that just long for a safe place.
I rifugiati non sono altro che persone che anelano a un luogo sicuro. And my friends that have had that story, I miei amici che hanno avuto una storia del genere, are incredible people who want to build something beautiful. Sono delle persone incredibili che vogliono costruire qualcosa di bello. They don't want to just take and receive. Loro non vogliono solo ricevere, chiedere, prendere. In fact, they often say how much they hate having to only receive. E loro dicono quanto sia veramente detestabile di dover ricevere. And I can understand that personally. Io riesco a capirli personalmente. They are people who want to produce something beautiful. Perché sono persone che vogliono produrre qualcosa di bello. And I heard, I was talking with a young man from Iran. Stavo parlando con un ragazzo dell'Iran who said that perhaps God brought him to Austria for a reason. Lui ha detto forse Dio mi ha portato, mi ha mandato in Austria per un motivo. And he said maybe I'm here to be a kind person to people on the street. Lui ha detto forse io sono qui per essere gentile, per mostrare gentilezza alle persone che sono sulla strada. Maybe God wants me to be a light in the darkness here in Austria. Forse Dio vuole che io sia una luce qui dove ci sono le tenebre in Austria. Alleluia. And so they are people who want so much to be a part of community and to give and to create. Quindi sono persone che veramente desiderano essere parte della comunità e poter creare, poter dare. And so they are not here by choice. Quindi non sono qui per scelta. But they often are here because they have no other choice but want to create something wonderful. Ma spesso sono qui proprio perché non hanno avuto altra scelta, però mentre sono qui vogliono creare qualcosa. Yeah, so they are more than people in need. Quindi sono molto più che persone bisognose. They are people created in the image of God. Sono persone create all'immagine di Dio. Hallelujah. That, gloria a yeah, nome. That our lives will be richer and fuller with them in it. E quindi c'è vita dentro di loro e vogliono raggiungere gli altri e portare questa vita. Alleluia, alleluia. Come si può collaborare con voi in questa iniziativa che state organizzando proprio qui in Italia a Napoli? C'è una possibilità anche di entrare nell'organico? State cercando chi nella fattispecie e qual è il modo per poter collaborare con voi? Is it possible to collaborate in this conference that you are organizing in Naples? And what kind of collaborators are you looking for in what areas? Yeah, so we, first of all, this conference needs a lot of people to help. Yeah. So there are many ways to help. Quindi ci sono tantissimi modi per poter aiutare. And so whether that is helping all of these non-Italians feel welcome here in Naples. Sì, quindi innanzitutto potete aiutare tutti i non italiani che verranno a sentirsi i benvenuti a Napoli. Or perhaps you have a ministry or a resource that you would love to share with those that are coming to this conference. Oppure può darsi che tu hai un ministero, una risorsa che ti piacerebbe condividere con quelli che verranno a questa conferenza. Or you have a special gift in music or you want to just learn how to be a part of this international organization. Oppure se hai un dono nella musica, vorresti sapere come essere parte di questa organizzazione internazionale. Yes, there are many ways to get involved. Ci sono tanti modi per poter essere coinvolti. And on our website there are ways to contact us to find those out. Sì. E sul sito web poi c'è il modo di contattarci per chiedere insomma più dettagli. Allora, mentre la regia mette il numero della relazione, che oramai i nostri amici di Review conoscono già, io vorrei chiedere a Carmen Nocera, che tra le tante attività possiamo dire che rappresenti un po', ecco, il credente che in questo momento ha accolto l'invito di Whitney e vuole aggregarsi. In quale modo, di cosa si sta occupando in questo momento? Sì. E cosa dice a chi sta pensando di aggregarsi e magari ci sta seguendo e tra i banchi delle nostre chiese sta ascoltando e sta vedendo e vuole avviarsi in questa straordinaria avventura di servizio? Sì. Grazie Michele. Allora, io mi allaccio un po' a quello che ha detto prima Paul Schaeffer, è vero, tante volte c'è il peso e l'enfasi su dobbiamo evangelizzare, dobbiamo discepolare,
ed è qualcosa di cui anch'io mi occupo, soprattutto per le nuove generazioni, ragazzi, tutte, certo, bambini, adolescenti, giovani. Però a un certo punto dobbiamo fermarci e cogliere anche quello che è l'evoluzione e il cambiamento dei tempi, e capire anche queste masse di persone che sono di passaggio, che sono in transito o spesso anche si fermano nella nostra nazione, capire noi come Chiesa che tipo di risposta dobbiamo dare. Il mese scorso mi sono trovata a fare un'evangelizzazione per i bambini con una chiesa di Paderno e ci siamo trovati in un parco, praticamente in una zona di periferia dove c'erano solo bambini stranieri. Wow. E abbiamo raggiunto, c'erano circa 70-80 wow, bambini musulmani. È stata una bellissima esperienza, però mi rendo conto come abbiamo sempre più bisogno di poter essere preparati, equipaggiati, quindi è qualcosa che riguarda tutti. Non possiamo dire no, io non lavoro con i rifugiati normalmente, è vero, però dobbiamo essere preparati come Chiesa, o almeno sapere cosa succede nella nazione, come diceva prima Poscheffer, anche capire le strutture che ci sono, capire i ministeri, le risorse, anche perché magari non sarò io a occuparmi di quella cosa in particolare, però potrò indirizzare la persona a una struttura, a un gruppo, certo, a un ministero. E poi sono tante le sfaccettature. Chi verrà non si parlerà solo di rifugiati, ma tutto quello che è collegato, quindi la tratta del traffico umano, la cura anche dai traumi, perché spesso si tratta di persone che scappano dalla persecuzione, dalla guerra, che vivono situazioni di abuso, di tortura terribili. Oltre ovviamente all'evangelismo multiculturale, e prepararci, questi gruppi non raggiunti che prima vivevano in altre nazioni, adesso ce li ritroviamo qui. Ed è stato molto triste, mi ha fatto riflettere quando siamo stati in quel parco, dove questi bambini, anche gli adulti, dicevano grazie di essere venuti, perché nessuno si occupa di noi, nessuno ci pensa, voi ci avete pensato. E questo ha creato una grande apertura, perché dove abbiamo approcciato con rispetto verso i genitori, amore e servizio verso i bambini, questo ci ha dato la libertà addirittura di condividere messaggi biblici, di leggere letteratura cristiana. Quindi è qualcosa in cui la Chiesa, che non si sente oggi pronta, si deve preparare. Ci sono le opportunità, la conoscenza è a portata di tutti, e grazie a Dio per questo network di RHP che sta venendo anche a mettere a disposizione tutto un know-how che noi non abbiamo. Il tipo di formazione che ci sarà non è solo una conferenza, il tipo di formazione che ci sarà lì non si trova nelle scuole bibliche, non si trova nei corsi online, perché c'è un trasferimento di esperienze vere e proprie, è una condivisione che veramente è utile, di cui abbiamo bisogno. Quindi c'è bisogno di tantissimi volontari. Faccio un appello veramente non solo a chi magari abita in Campania, nel Napoletano, e quindi magari è più facile poterci raggiungere, però sono tanti davvero i volontari di cui abbiamo bisogno per coprire diverse aree. Abbiamo bisogno di traduttori, perché ci saranno in simultanea diversi workshop, abbiamo bisogno di volontari che possono accompagnare le persone, abbiamo bisogno di tecnici per foto, videocamere, insomma servono tante cose, abbiamo bisogno di qualcuno che ci possa aiutare, anche vogliamo accompagnare le persone che verranno anche a fare delle passeggiate di preghiera o comunque delle escursioni per conoscere i ministeri locali che si occupano del lavoro con i rifugiati e i migranti forzati. Quindi poi c'è un lungo elenco, quindi wow, basta. Noi non vediamo l'ora che arrivi, a sì, Dio piacendo, il 27 febbraio per iniziare questa esperienza proprio qui in Campania. Siamo veramente felici. Volevo ringraziarvi, grazie per il vostro apporto e per il vostro appello agli amici di Review, ma direi ancora più esteso l'invito che avete fatto alla Chiesa. Oggi è stato veramente così esplicito. Abbiamo bisogno di correre verso e accogliere verso, correre verso gli immigrati, accoglierli come Gesù lo avrebbe fatto e come è stato probabilmente, non è stato forse accolto Gesù. Noi abbiamo proprio il ruolo di portare l'amore che egli ha messo nei nostri cuori. Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro con l'aiuto di Dio, e corro subito da Giuseppe per la chiusura della nostra puntata. Dio vi benedica. Grazie a te, grazie. Dio vi benedica. Ah, grazie.
Ed ecco Giuseppe Cantello, finalmente possiamo chiederti, Giuseppe, questa idea dove si realizzerà, come potranno partecipare i nostri amici e in aggiunta con un commento finale in chiusura della nostra puntata, come potremo metterci in contatto con voi? La conferenza si terrà a Castellammare, nel Hotel Congressi in Via delle Puglie. C'è un sito internet, c'è Instagram, ci sono vari canali attraverso cui potersi informare, potete chiamare, anzi stiamo anche cercando dei collaboratori, dei volontari, si potranno mettere degli stand, naturalmente a tema, tutti coloro che stanno raggiungendo rifugiati o comunque hanno dei rifugiati in chiesa e potrebbero trarre del beneficio nell'apprendere come stanno facendo questo anche in altre parti d'Europa. Quindi c'è molto da sapere, da imparare e da apprendere su questa visione, la visione di cui ha bisogno l'Europa cristiana in questo tempo. Ah bene, quindi c'è anche possibilità di mettere degli stand, dicevi. Stand, quindi per sì. Quanti avete questo desiderio di partecipare? Quante persone sono previste a questo evento, più o meno? Circa 300-400 persone. Gloria a Dio, gloria a Dio, meraviglioso. Noi siamo felici di avervi presentato questa iniziativa e siamo sicuri e certi che il Signore continuerà ad aprire le vostre vie, ad aprire la vostra mente verso questi cari, queste anime che hanno bisogno proprio del tuo intervento, che tu ti muova verso di loro. Grazie Giuseppe, grazie per tutta l'organizzazione che ci state mettendo dietro e sicuramente vi contatteranno. Ci sono tanti fratelli che dovrei menzionare, che si stanno impegnando ad aiutarci e Dio è colui che dà la ricompensa al tempo giusto, comunque non c'è tempo. Grazie di cuore, Dio ti benedica grandemente, grazie a voi cari amici per averci seguito in questa intervista speciale, vi do appuntamento ad un nuovo numero di Review, domani in diretta, Dio piacendo, avremo ancora possibilità di scendere nella profondità della sua parola con un nuovo insegnamento. Pace del Signore. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most superfood on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins actually found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We even conducted the largest clinical trial by a new infant formula company in a quarter century, with clinically proven benefits like easier digestion, less spit up, and softer poops versus a leading infant formula. And we make our own formula in the USA and our very own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld.